Salve a tutti e benvenuti a questo 65esimo DGA News. Passiamo immediatamente agli appuntamenti di questa settimana su Dice Games Italia. Martedì avremo una live di Mouseguard. Continueremo l'avventura in solitario del nostro caro Flynn con Master Robin alle 21. Mercoledì, risposta del Master, Dark Heresy. Giovedì, giochi da recensire, il richiamo di Cthulhu, Secoli Bui. Mentre venerdì videoreleamo live Blizzard Night con Giochi Blizzard insieme in diretta alle 21.30 con la possibilità di intervenire anche su TeamSpeak. Ma passiamo adesso al messaggio promozionale. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo 65esimo DGI News. Porco Giuda, ne ho fatti veramente tanti ormai. Prima di tutto quelli che diranno: dov'è Sabaku? Sabaku, ragazzi, lo avremo settimana prossima. Questa settimana non poteva perché era presente a Etna Comics e quindi non era possibile per lui esserci fisicamente questo martedì. E di per cui questo martedì recupereremo l'avventura di Mouseguard in solitaria, iniziata da Quit insieme a Robin come master. Non preoccupatevi, l'avventura con Sabaku tornerà non questa, ma martedì prossimo. Passando a un'altra cosa, sempre sui giochi di ruolo, è uscita fuori la lista definitiva dei giochi iscritti al premio gioco di ruolo dell'anno. Vi lascio il link in descrizione per andarvi a vedere anche i titoli presenti per il gioco dell'anno, quindi la versione di giochi in scatola, e così da poter capire un attimo come si muove anche nell'ambiente dei board game. Mi piacerebbe un sacco parlarvi anche dei vari board game che saranno quest'anno in lizza per il gioco dell'anno. Però al momento non ne ho abbastanza conoscenze e quindi per il momento lasciamo perdere. Parliamo invece di giochi di ruolo. Quali giochi sono stati iscritti? Di alcuni ve ne avevamo già parlato perché li sospettavamo. Andrò velocemente a leggerveli. Allora, si tratta di Alba di Cthulhu della Serpentarium, e che abbiamo giocato sul nostro canale se volete farvene un'idea, e abbiamo anche recensito sul nostro canale. Dark Moor GDR di Acchiappasogni Jolly Troll, che non abbiamo ancora avuto occasione di parlare sul nostro canale. Lupo Solitario, il gioco di ruolo, ne abbiamo fatto l'unboxing sul nostro canale ed era uno anche dei titoli citati dai due giudici della commissione gioco di ruolo dell'anno che abbiamo intervistato a Modena Play. Vi consiglio di andarvi a recuperare la loro intervista. Mouseguard, la guardia dei topi di Weird Edizioni, lupo solitario distribuito da Raven Distribution. Mouseguard, la guardia dei topi, invece è di Weird Edizioni ed è un gioco che abbiamo giocato da breve appunto sul nostro canale. Non trovate ancora una recensione, ma potete farvi un'idea grazie alle nostre avventure se volete capire di più di questo gioco. Real Life Superheroes / Real Life Villain della Minigames Studio. Ne abbiamo parlato direttamente con l'autore a Modena, sempre in un'intervista. Vi consiglio di recuperarla. Slay With Me di Narrativa è un gioco invece di cui abbiamo parlato con Narrativa nell'intervista per Lucca Comics and Games 2015. Anche in questo caso potete recuperarla sul nostro canale. Stessa cosa per Showdown, sempre di Narrativa, e sempre ne abbiamo parlato sul nostro canale per l'intervista di Lucca Comics and Games 2015. The Strange, l'anomalia, sempre di Weird Edizioni, è un altro gioco uscito dalla Monte Cook Games che utilizza il sistema di Numenera, o meglio,
il Cyber System, visto che poi è stato slegato come sistema, e appunto è un gioco che non abbiamo ancora trattato sul nostro canale, ne abbiamo parlottato un po' in giro, ma purtroppo, a parte alcuni riferimenti nell'intervista a Weird Edizioni fatta sia a Lucca che a Modena Play, non abbiamo una recensione o un'avventura sul nostro canale che la riguardi. Workthrow, sempre di Minigame Studio, anche di questo gioco ne abbiamo parlato in un'intervista, quella di Lucca Comics and Games 2015. Se vi interessa, andatevela a recuperare. E questi erano tutti i giochi in lizza per il premio Gioco di Ruolo dell'anno. Quali di voi, secondo il vostro giudizio, hanno le migliori possibilità? Quali di voi possono puntare alla vetta e, diciamo, alla finale? Quindi nominate, se avete voglia, tre di questi titoli che secondo voi meritano di andare in finale e combattersela per riuscire a spuntare e ovviamente vincere. Ma una novità rilevante ce l'abbiamo, una notizia dell'ultimissima ora, talmente fragrante che scrocchia ancora, è l'annuncio del nome del nuovo gioco di ruolo scritto da Matteo Corte Cortini e Leonardo Moretti. Esatto, il Moro e il Corte, i ragazzi di Serpent Ragazzi. E i nostri cari amici di Serpentarium rivelano finalmente il nome del loro prossimo gioco di ruolo. Si chiama L'Ultima Torcia. Lo scopriremo, ragazzi, nelle prossime settimane. D&D Adventure League Italia. Ragazzi, ve lo stiamo ricordando di settimana in settimana perché di settimana in settimana continuano ad esserci nuovi eventi. Attualmente D&D Adventure League si sviluppa a Pisa, Milano, Cernusco, Ancona, Torino, con eventi ufficiali distribuiti direttamente dalla Wizard of the Coast, responsabile appunto di D&D Next. Caricate i dadi, mozzi! Invece è un evento di fantastica che si terrà l'11 giugno alla ludoteca di Como in Of The Last Home. Se siete interessati, ragazzi, e siete da quelle parti e volete partecipare a una serata di divertimenti tra giocate di ruolo, questa è la vostra occasione, quindi tenete d'occhio il link. Il gioco dell'anno on tour adesso ha un'ultima tappa da fare, che sarà Ludica 1243 di Viterbo dal 12 al 17 luglio. Qui potrete trovare Colt Express, vincitore dell'edizione 2015. Mentre il Free RPG Day, ragazzi, mancano due settimane al Free RPG Day. Il 18 giugno a Milano si terrà questo evento sui giochi di ruolo. Noi di Dice Games Italia saremo presenti e vedremo di fare tanta tanta cacciara. Detto questo, ci saranno svariati altri editori, autori, associazioni che porteranno i loro giochi di ruolo, tra cui Weird ha annunciato che porterà un Glimmer esclusivo su Numenera. Se siete interessati, ragazzi, e volete incontrarci per charlare un po' con noi, questo è l'evento giusto per voi. Sine Requie Alive, anno 13 chiaramente, il Sepolcro di Fuoco. Si avvicina anche la data di questo live, il 25 e il 26 giugno, quindi una due giorni, dove potrete giocare nell'ambientazione di Sine Requie, dove a Borgo San Lorenzo. Il link in descrizione vi dà tutte le informazioni che vi servono per l'occasione. Ragazzi, la settimana scorsa ho annunciato in maniera abbastanza becera, nel senso che l'ho improvvisata molto perché mi piaceva l'idea e volevo portarla avanti, della one shot dei Paesi dei Balocchi, perché volevo appunto giocare questa ambientazione di Sine Requie, ragazzi. E i posti sono 4. Due saranno estratti casualmente tra i nostri Patreon, quindi lì semplicemente si estrarrà, si lancerà un dado e si vedrà chi saranno i fortunati. Invece gli altri due posti saranno scelti tra coloro che parteciperanno attivamente sul nostro contest. Che cos'è questo contest? Niente di più semplice: realizzare un burattino, un disegno, una foto, possibilmente modificandola per renderla propria, diciamo, abbinata con una descrizione che ci dovete inviare sulla nostra pagina Facebook. Dopodiché le metteremo tutte in un album in modo da renderle visibili a tutti quanti, e il 14, o comunque il 14 sarà la data
conclusiva di questo contest, dal 14 e nei prossimi giorni e nei giorni successivi a quella data verranno scelti i due vincitori. Tra l'altro, nella giuria, chiamiamola così, per decidere i vincitori saranno presenti il qui presente Master, nonché Cagacazzo, e soprattutto saranno presenti il Leo e il Kurt, che sono stati gentilissimi all'accettare. Certo, li ho minacciati di morte, ma questa è un'altra storia. Quindi ragazzi, se volete partecipare a questa one shot di celebrazione, per festeggiamento potremmo dire, per i 7000 iscritti sul canale di Dice Games Italia, bene, avete due possibilità: o diventare nostri patron e tentare la sorte, o tentare la sorte partecipando al contest. Vi aspettiamo numerosi. Passando a un altro contest, parliamo di King of Crafting Contest di Nameless Land. Un contest in vista della futura espansione di Nameless Land, che verrà pubblicata a Lucca Comics and Games 2016. In questo contest, ragazzi, dovrete realizzare un oggetto post-apocalittico e la data finale, cioè il tempo per partecipare, va fino al 16 luglio. Però ragazzi, vi conviene, secondo me, iniziare a correre. Il primo che arriva si becca più like dal pubblico, no? Sì, ma tanto poi in effetti decide la giuria e quindi non conta nulla. Ma detto questo ragazzi, vi mando al link in descrizione per leggere il regolamento e partecipare. Il sondaggio per la prossima recensione, ragazzi, andrà avanti ancora per una settimana e attualmente in testa sono Sine Requie e Nameless Land, I Giorni delle Fiamme. Per tutti quelli che dicono, oh, ma ancora Sine Requie, eh sì, evidentemente piace, ragazzi, e quindi si recensisce Sine Requie, ma contate anche questo: sto finendo i manuali, ormai sono pochissimi i manuali che mi mancano da recensire sul canale. Si parla di Regno di Osiride e il Tomo dei Morti. Il Tomo dei Morti volume 2, perché il volume 1 non sono ancora riuscito a recuperarlo. Quindi in realtà si tratta di soli due manuali, quindi anche per i detrattori dell'incessante riproporsi delle recensioni di Sine Requie, non temete, ormai manca poco alla fine del vostro calvario. Mentre il sondaggio del prossimo vlog è stato resettato e quindi adesso ripartiamo. Mi raccomando ragazzi, votate, votate, votate per dare i vostri pareri su quale vlog volete vedere sul canale. Stravince come al solito quando gli si dà la possibilità Dark Heresy. Ricordo che però Dark Heresy non uscirà per più di 2 settimane di fila, Dark Heresy o qualsiasi altro vlog, in modo da comunque lasciare sempre spazio anche ad altri vlog di spuntare, in modo da rispondere anche a quelle domande. Il server di TeamSpeak di Dice Games Italia, ragazzi, è molto molto utile perché si stanno organizzando gruppi di gioco su quel server. Quindi se siete giocatori o siete master e volete trovare giocatori, questa potrebbe essere la vostra occasione per giocare online in maniera molto easy con altri fan di Dice Games Italia, fan e non fan, chiaramente, perché il server è aperto a tutti, ma è anche ovvio che la maggior parte della gente che ci troverete saranno fan di DGI e quindi gente con cui probabilmente avete diverse comunque cose in comune, noi per sfortuna vostra. Però ragazzi, ve lo consiglio caldamente. In più, per le live del venerdì, come quelle di Darkest Dungeon, le Blizzard Night e anche altre live dove sono io in live a gestirle, il server di TeamSpeak lo uso per parlare con quelli di voi che lo utilizzano. Quindi se volete, diciamo, ciarlare un po' con me, quelle sono le occasioni giustissime e il server di TeamSpeak è la giusta via. Infine la pagina Facebook, giusto per ricordarvi che lì pubblichiamo una marea di materiale, ragazzi, i disegni dei personaggi quando vengono realizzati dai nostri disegnatori, le notizie dell'ultimo momento rispetto al mondo dei giochi di ruolo, le novità o i cambiamenti all'ultimo momento dei video, della scaletta, delle live, le trovate tutti sulla pagina Facebook di Dice Games Italia. Quindi vi consiglio di andare a metterci un bel mi piace e soprattutto spuntare ricevi aggiornamenti, altrimenti Facebook fa quel cavolo che gli pare. Ma passiamo adesso alle
Ask and Quest, ragazzi, che sono tornate perché ci sono un paio di domande in merito. Leo Casadei, Master, hai intenzione di comprare il GDR Simbarorum a Lucca e le Cronache di Populon? Allora, sono due giochi di ruolo che mi interessano. Simbarorum è un gioco di ruolo graficamente spettacolare che ci è stato rivelato da GG Studio, verrà portato a Lucca e tradotto in italiano, quindi sono veramente veramente curioso. E anche delle Cronache di Populon, che è un gioco di ruolo totalmente italiano dal sistema molto molto semplice che punta alla rapidità, sono veramente incuriosito. Detto questo, li recupererò a Lucca, non è detto. Mi piacerebbe recensirli e portarli sul canale, certo. Passando a Utente X, ragazzi, avete letto e ha linkato un articolo di GDR Tales dove si parlava dei problemi della segreteria dei GDR a Modena Play di quest'anno, dove vengono riportate un paio di testimonianze. Questo lo dico per tutti voi, ragazzi, però in descrizione metterò probabilmente il link, così che ve ne possiate fare un'idea e possiate andare a vedere l'articolo di GDR Tales, dove si parlava appunto di due esperienze di due giocatori che si sono trovati con diversi disguidi da parte della segreteria e alcune cose di, diciamo, di maleducazione o comunque di mala gestione o comunque di disturbo poi dell'esperienza ludica dei giocatori o comunque delle persone che si recavano lì. L'ho letto l'articolo e io ero presente, ragazzi, perché con lo stand di Dice Games Italia noi eravamo proprio lì a fianco a Modena Play, ai ragazzi della la Gilda del Grifone, se non ricordo male, loro che lo gestivano, e erano subissati di persone che continuavano a chiedergli dei tornei, delle partite, chi era disponibile, chi non era disponibile. Quello che ho visto come disponibilità da parte loro era totale. Capisco però che possano sorgere di volta in volta dei problemi, problemi di incomprensioni, problemi dove vengono date informazioni sbagliate, dove ci si confonde. Non è una cosa che dovrebbe accadere, ma non di meno con la mole di persone che erano presente e il fatto che comunque si tratta pur sempre di volontari, gente che si mette lì, lo fa di sua sponta. È brutto poi, chiaramente, che ci siano questi problemi. Chiaramente la segreteria può sistemare alcune delle questioni, può migliorare, ma quello è ovvio, si migliora sempre di anno in anno. Però, chiaramente, c'è margine di miglioramento. Quindi, ragazzi, detto questo, siamo arrivati alla fine di questo DGN News, sperando che vi sia piaciuto. Vi ricordo che Sabaku tornerà tra noi. Oddio, messa così sembra quasi che scenda dal cielo. Tornerà su Dice Games Italia il 14, martedì 14 sera sarà con noi presente. Continueremo la nostra avventura in Scaglie di Drago. Per il resto, che dire, è stata una settimana abbastanza easy dal punto di vista dei giochi di ruolo. Spero che comunque le informazioni che vi abbiamo dato e i vari contest che stiamo portando avanti vi piacciono, vi interessano. Noi ci vediamo in settimana durante le live o nei video che usciranno appunto nell'arco di questa settimana. Vi lascio la possibilità, chiaramente come al solito vi invito, è meglio dire, di scrivere qui sotto le vostre domande e se avete anche delle notizie sui giochi di ruolo che non abbiamo noi rigirato e che secondo voi invece meritano di essere rigirate, perfetto, scrivetecele qui sotto nei commenti. Saremo felicissimi di leggerle e se le considereremo adeguate per essere inserite all'interno del DJ News, chiaramente le metteremo. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti, bagai! Dico, adesso farò la mia mossa carpiata doppia. Capito? Sempre. Ruoto sulla sedia. Mo' ti faccio vedere. Tanta roba. Tanta. Luca pensa che dopo una certa ora i tuoi neuroni smettono di funzionare di tante di quelle boiate. No, che... no, non è che funzionano male dopo una certa ora, è proprio non funzionano. Dobbiamo aspettare.
Ok, iniziamo. Ciao a tutti ragazzi. Sai cosa? La facciamo normale. 3, 2. Io ci devo andare ad accendere un lumino in chiesa per te, chiedere un miracolo. Credo che ormai siamo oltre quel livello. Sei bloccato un'altra volta. No, sto guardando gli argomenti. Mi metti ansia. Tra l'altro non ti posso neanche più dire per prendermi la spada perché me l'hai costruita. Sì, più o meno sì. Salve tutti e benvenuti.